Comunque, questo è stato l'episodio 7 di The Last of Us. Allora, sarò sincero, non è che mi ha fatto proprio impazzire come episodio, eh. Parliamoci chiaro, nel senso, è stato comunque un bel episodio perché ci ha approfondito Ellie. Ci ha approfondito il personaggio di Ellie e questa sua amica che mi pare già aveva citato in qualche episodio, non mi ricordo in quale. Però di base è un episodio molto tranquillo, molto chill, in cui appunto ci devono presentare l'amica di Ellie. Più che altro è molto palese come va a finire, quindi qua te lo aspetti. Qua te lo aspetti proprio come può andare a finire, a differenza dell'episodio di... come cazzo si chiamavano? Vabbè, dei due tizi dell'episodio 3, insomma, quei due che si sono sempre ammazzati insieme. Quello, diciamo, mi aveva molto più... Era molto più triste, molto più... Per carità, pure questo è molto triste, però quello mi aveva colpito molto di più. Forse anche il modo in cui era stata raccontata la storia, il passare del tempo e tutto quanto, l'avevo percepito molto più sad, molto più sad. Questo qua invece forse è stato un po' troppo, molto più repentino, molto più veloce. Però ripeto, di per sé l'episodio comunque è bello, ci sta anche considerando che adatta appunto l'episodio di il DLC di The Last of Us e comunque il personaggio di Riley, l'amica di Ellie, per la crescita di Ellie, era importante ovviamente farci vedere queste cose qui, quindi niente da dire, però boh, di base non mi ha fatto impazzire come episodio. Cioè, giusto il finale, un po' sad e tutto quanto, però ho preferito gli altri, credo. Cioè, non è... Mo non vorrei dire l'episodio peggiore fino ad ora, però uno dei peggiori tra quelli che abbiamo avuto fino ad ora. Non mi ha lasciato chissà che, forse sarà che già sapevo come sarebbe andato a finire, però ripeto, anche secondo me non conoscendo il gioco, credo che era abbastanza palese, eh. Cioè, era abbastanza palese quello che sarebbe successo, considerando che casualmente Riley non esiste nel futuro, cosa Ellie non ne parla mai, e quindi sì, insomma, ci poteva stare. Sì, un episodio di approfondimento. Nel gioco erano tantissimi gli infetti, inoltre la sala giochi è spenta e si immaginavano di giocare. Allora, la cosa degli infetti forse me la ricordo, in effetti. Però forse preferisco così. Cioè, per adesso mi sta dando l'impressione che The Last of Us, la serie TV, stia riadattando il gioco, aggiungendo delle cose, ma anche migliorandone altre. Tipo quando c'è stato lo scontro con Christine, si chiamava Christine forse, dell'episodio 5, 6, quando arriva lo zombie gigante, quella parte mi è piaciuta molto rispetto alla stessa parte nel gioco. Pure questa cosa qua, considerando che è un solo zombie, ci sta, anche perché altrimenti perde un po' di senso la cosa del centro commerciale, cioè perché Riley avrebbe dovuto portare Ellie in un centro commerciale pieno di infetti. Ci può stare che casualmente c'era un infetto rimasto, lei non se n'era accorta, quindi lo trovo sensato, lo trovo sensato. Quindi niente. Vediamo, comunque sì, questo qua è uno stalker, non è un clicker, anche se sembrava un clicker perché aveva la faccia praticamente quasi tutta ricoperta. E, voto. Allora, la scorsa volta avevamo dato un 8,75, a parte che, come dire, per ora ci siamo tenuti molto bassi con gli episodi di The Last of Us, eh? 9, 9 più, 9,5, 8,5, 9, 8,75. Io, sinceramente, a questo, regà, credo che gli darà un 8. Cioè, mo, senza magari, come dire, fare sempre i fag di The Last of Us, che bisogna sempre dare i votoni, per quanto comunque è una bella serie, però mi ha leggermente annoiato questo episodio, sarò sincero, non mi ha trasmesso chissà che, sarà forse perché già conoscevo il gioco, però gli altri episodi mi avevano preso un po' di più, questo mi è risultato un po' più pesante. Mi è risultato un po' più pesante rispetto agli altri, quindi non... Nonostante comunque, ripeto, non è che ci avesse chissà cosa che non andava come episodio, il suo lo faceva, però non mi è piaciuto così tanto. Cioè, mentre lo vedevo, non lo so, ho sentito un po' di pesantezza, quindi per quanto mi riguarda è un 8, forse un voto più realistico potrebbe essere un 8 più 8,5, anche perché l'episodio 4, boh, giusto per curiosità, per favore tienimi per mano, com'era l'episodio 4? Ah sì, era l'episodio in cui moriva, in cui ammazzavano il ragazzo, conoscevamo Catherine, o come si chiama, Christine, e c'erano i tizi. Vabbè, 8 più, dai, 8 più. 8, forse 8 è poco, 8 più, va bene. Però non mi va di dare 8 e mezzo. E quindi, questo è stato l'episodio, 8 più, secondo me conviene che a questo punto andiamo avanti, anche perché sennò ci stiamo troppo, anche perché in realtà non è che ho troppo da dire su questo episodio, eh. Cioè, adatta il DLC, aggiungendo delle cose, cambiando alcune robe, la cosa dell'infetto singolo piuttosto che l'orda di infetti mi è piaciuta, ha un po' più senso rispetto al videogioco, più che altro il videogioco penso sia, a prescindere, tarato per farti giocare, quindi
il fatto che ci sia solo un infetto sarebbe risultato noioso nel gioco. È normale che hanno messo più infetti per farti un po' giocare, sarà per quello. E, quindi sì, non ho nient'altro da dire, la loro relazione era bella con Riley, anche questa deriva Yuri ci sta, tanto abbiamo visto comunque in The Last of Us che sia nel terzo episodio, sia in questo episodio sono cose di questo tipo, insomma, ovviamente sono la normalità, come è giusto che sia, quindi ci sta, va bene così. Nel gioco dovevi scappare e non combatterli. Sì, vabbè, però comunque, cioè, immaginati se il gioco l'avessero fatto come questo episodio qua, ovvero parla tutto il tempo e non fai altro. Magari ci può stare che hanno optato per una deriva un po' più interessante per farti giocare un po' di più. Cosa dice Paranoia? So che non era molto realistico, il tempo non è generoso, ma almeno riscaldare e bollire l'ago, o meglio ancora un po' di alcol. È vero, infatti per quanto riguarda la cosa finale ti dirò che io mi aspettavo che nel bagno avesse preso un disinfettante, avesse preso una cosa di questo tipo. E però vabbè, non è che possiamo pretendere chissà che. Anche se vi ricordate, nello scorso episodio avevo pure tirato fuori la roba del fatto che forse non avrebbe dovuto tirare fuori il bastone che gli si era conficcato, almeno teoricamente dicono così. Cioè, se andate a vedere su YouTube una qualunque roba, dicono che finché non sei sicuro di poterlo chiudere, non conviene toglierlo il bastone. O il coltello, quel che è. A parte questo, a parte disinfettare, la cosa penso che avrei fatto io se... Però non, qua ovviamente non penso ci fosse la possibilità. Si poteva provare a cauterizzare la ferita. Se avevano un fornelletto, un qualcosa, lo scaldavi il coltello o comunque un pezzo di metallo su un fornelletto e come dire, gli stampavi, lo marchiavi a fuoco per cauterizzare. Queste sono le uniche cose che possono venire in mente. Nel DLC si alternava presente e passato. Nel passato andavano in giro con Riley e nel presente cerchi le cure per Joel e combatti con Ellie. Ah ok, allora decisamente più senso. Quindi qua hanno voluto focussarsi più sul passato di Ellie, che ovviamente nella serie funziona, mentre nel gioco facevano questa alternanza che era più... Che ci stava. Così muore dal dolore, no non è vero, dai. Non si sa, ma non esageriamo. Cioè, ok che fa male la cauterizzazione, però si può fare. O gli dà un pezzo di legno, un pezzo di stoffa in bocca, così morde se sta zitto e glielo cauterizzi. Meglio quello che morire, direi. Raga, molto bello, molto bello. Niente da dire questo episodio, tanta roba. Proprio dall'inizio alla fine ti tiene proprio incollato. Mi è piaciuto molto. Penso che abbiano gestito la parte di David e dell'altro gruppo egregiamente. Cioè, veramente non c'è stata, penso, un minuto che mi ha annoiato questo episodio. È stato sempre, come dire, sempre sull'attenti, sempre molto bello, anche molto inquietante per certi versi. Però sapete una cosa? Forse sarà che ero più piccolo e quindi magari non mi rendevo conto di alcune cose, magari alcune cose mi facevano un po' più senso. Però quando avevo visto per la prima volta The Last of Us nel gioco, questa parte, cioè David era palesemente proprio un pezzo di merda bastardo. Lo è, anche nella serie, assolutamente. Però non ha tutti i torti. Cioè, alcune cose che magari pensavo quando avevo visto all'inizio il gioco, che dicevo, vabbè, che pezzo di merda, che bastardo. Però, ad esempio, la cosa della carne, regà, nel senso, io continuo a dire, meglio mangiare carne umana o meglio morire di fame? Ovviamente meglio mangiare carne umana, ma penso che... Cioè, come che ne so, come se stai nel deserto, ok, che è una cosa un po' diversa, però ci avviciniamo. Stai nel deserto, stai per muore di sete. Te lo bevi, come dire, te la bevi la pipì oppure no? Te la bevi. Cioè, io me la berrei, ok che fa schifo al cazzo, però come qualunque tutorial di sopravvivenza mai visto, me la bevo la pipì, che devo fa? Preferisco piuttosto che morire, sapete com'è. Quindi sì, diciamo che se tralasciamo questa cosa qui, e se tralasciamo anche il finale, per più di metà episodio, per quanto mi riguarda, David sembra una brava persona. C'ha qualche tendenza un po' strana, che un po' particolare, però sembra che vuole aiutare Ellie, non vuole ucciderla, già solo quello, come dire, non vuole vendicarsi, è tanta roba. E vuole teoricamente proprio aiutare la sua gente, aiutarli, non farli morire di fame, quindi... Boh, da questo punto di vista secondo me non è che da condannare più di tanto. Se non fosse nel finale, mo non andrò a prendere la scena, però nel finale si vede chiaramente che i corpi erano tanti. Quindi io non vorrei che si fosse creata una situazione del tipo che avevano proprio iniziato ad ammazzare gente per mangiarla. Là sarebbe gravissimo. Cioè, perché avete visto che erano tre corpi appesi nel finale... Quindi non lo so, forse eravamo arrivati al punto in cui lui decideva chi ammazzare per poi mangiarlo. Là proprio gravissimo. Quello è esageratissimo. Quindi no, là sfociamo in una cosa che pure io vi dico no. Cioè là è proprio no. Però finché si tratta di un cadavere, nel senso, cioè se muore una persona per fatalità,
se c'è bisogno, tocca farlo. Però. Quindi, sì, ripeto, se trasciamo questa cosa, mi è piaciuto questo episodio. Mi ha anche fatto rivalutare un pochino il villain, perché alla fine è un villain lui. Che nella serie pensavo che fosse proprio pezzo di merda dall'inizio alla fine. Invece è un pezzo di merda, però è un po' meno di come me lo ricordavo. Finché sono già morti, ci sta a uccidere qualcuno e mangiarlo, lo capisco in casi molto estremi, no, infatti. La vuole viva per stuprarla. Infatti stavo dicendo, per più di metà episodio vi dico, ok, sembra una brava persona. Arriviamo alla fine dell'episodio quando capiamo le vere intenzioni. No. Nel senso, no. Perché, cioè, boh, tutto il discorso, ti voglio a fianco a me, così diventeremo, se la vuole scopare. Cioè, se vuole scopare una ragazzina. Questo è il sunto della cosa, quindi no. Decisamente David, no. Non è una brava persona, anche se lo sembra, cioè per metà episodio mi pareva addirittura di ricordare male. Cioè mi pareva di stavo quasi per dire, mazza, ma io me lo ricordavo diverso, David, è molto meno peggio di quanto mi aspettavo, e invece no. Dal punto di vista di Ellie, secondo me comunque ha fatto una cazzata, nel senso, se gli ha detto culo, gli ha detto culo. Secondo me avrebbe dovuto far finta, probabilmente, sperando che Joel fosse, cioè non sapendo ancora se Joel è vivo, non sapendo se riuscirà ad uscire. Cioè, qua ha veramente rischiato. Qua se non se ne fosse uscita con il giochetto del. Con il giochetto del fatto che era infetta, l'avrebbero ammazzata, eh. Ce l'avrebbero proprio tagliuzzata in quel momento. Quindi. Non lo so. Ellie qua proprio ha rischiato molto. Ha rischiato molto. Probabilmente avrebbe dovuto far finta. Avrebbe dovuto stare al gioco, tra virgolette. E poi scappare alla prima occasione. Cioè. Però, vabbè. Insomma, ci può stare, ovviamente, che non voleva. In nessun modo dare corda a sto pazzoide. Quindi l'episodio, ripeto, mi è piaciuto dall'inizio alla fine, è bello. Mo' alcuni di voi dicevano che Joel forse è stato un po' esagerato, che si è ripreso così in fretta, forse sì. Forse in effetti sì, perché non ha nemmeno avuto manco un'esitazione, un minimo di, che ne so, un colpetto di. Che la ferita magari non si è rimarginata del tutto, essendo passati solamente tipo 2 o 3 giorni. È un po' strano che sembra tornato proprio in totale tranquillità. E poi vabbè, qua. Ammazza tutti perché, vabbè, giustamente non può lasciarli in vita. Potrebbe lasciarli in vita, però poi probabilmente lo cercherebbero. Quindi, Joel, dal loro punto di vista, è un pezzo di merda, ovviamente. Cioè, ha ammazzato tutte queste persone che gli devi dire. Però è giusto. Cioè, secondo me nessuno sbaglia in questo caso, tranne il cazzo di pedofilo. Sia loro avevano ragione a, come dire, andare a cercare Joel perché aveva ammazzato i loro amici. E sia Joel ovviamente si è difeso. Forse l'unica cosa, l'unica, era che nell'episodio, 2 episodi fa, forse il tizio che ha combattuto con Joel magari avrebbe potuto evitare di combattere subito, magari potevano discuterne, che cazzo ne so, perché, cioè, effettivamente non è che appena vedi, pure Joel, se ci fate caso, Joel nell'episodio 5, quello che era, l'episodio 6 in realtà, appena ha visto che c'era un gruppo di persone se n'è andato. Non è che ha pensato, vabbè, affrontiamoli. Quindi, boh, comunque, non lo so, secondo me hanno più o meno ragione entrambe le parti. Ovviamente è meglio Joel di sti stronzi, sti cavoli che gli hanno ammazzato il padre, però. Si è giocato il jolly, giusto, giusto. E nel gioco sembra faccia più fatica Joel. Poi mi pare, ecco, altra domanda, mi pare che abbiano adattato alla perfezione il gioco. Cioè qua mi pare di ricordare che è stato tutto fatto alla perfezione praticamente. Anzi, forse di anime original non c'è quasi niente. Qua hanno proprio fatto ogni cosa tale e quale al gioco, quasi. Potevano gestire meglio le persone del villaggio, tutto un tratto scompaiono nel nulla. È vero? Questa cosa è vera, hanno voluto dare un po' più di spazio alle persone del villaggio, che nel gioco non c'era questa cosa, che non sapevamo, o almeno, no, forse sapevamo che quel tizio che era morto era un padre di famiglia, però vabbè, hanno voluto dare un po' più di spazio alle persone del villaggio, però molto poco, se paragonato con gli altri episodi in cui ci hanno fatto vedere meglio le luci, cioè meglio la Fedra, meglio il posto dove viveva Joel e tutto quanto, qui, anche perché l'episodio è durato poco, cioè l'episodio è durato 47 minuti contro alcuni episodi che duravano pure più di un'ora, quindi sì, forse se. 5 minuti in più sulla parte delle persone del villaggio magari poteva aiutare. Detto questo, raga, io un bel 9,5 glielo sparo a sto episodio. 9,23. Quindi in realtà non è un 9,5 il vostro. Non lo so, non lo so. Nel senso, 9,23. Allora, io mi ricordo che il terzo episodio è quello in cui muore. Oddio. Ah no, il terzo episodio è quello dei due tizi. Il secondo è quello in cui muore la ragazza, la Tess si chiamava, mi pare di sì. Ma sapete che forse 9,25 ci potrebbe stare? Anche se comunque mi è piaciuto molto questo episodio, eh.
Vabbè, guarda che anche senza il 7 non succede niente. Anche senza il 7. Anzi, no, in realtà senza il 7 andiamo a 9,41. Però. Ma non lo so se mi è piaciuto più l'episodio con i due gay oppure se mi è piaciuto più questo. Ma io li metterei sullo stesso piano. Io li metterei sullo stesso piano. Sì, 7 mi sembra onesto come voto, è vero. È decisamente un voto onesto, Anto. No, dai, io 9,5 glielo do. Mi è piaciuto. Allora, di base l'episodio è praticamente uguale al gioco. Non dovrebbe cambiare proprio un cazzo. Tale e quale al gioco. A me è piaciuto un botto il finale anche del gioco. E quindi non ho praticamente niente da dire. Questo qua è stato reso alla perfezione. Forse l'unica cosa, sapete, che mi è venuta in mente. Forse la parte dell'ospedale. Perché i primi 20 minuti sono di preparazione all'ospedale. Loro che, insomma, fanno vedere la cosa di Ellie che non me l'aspettavo. Cioè, la roba della madre di Ellie la fanno vedere nel gioco? Sinceramente non me la ricordavo questa parte qua. Questa è la scena della giraffa. Tanta gente si è lamentata che fosse una brutta CGI. In realtà, come vedi, è vera. Mazza, non pensavo proprio. Non pensavo proprio che figata. Non sembrava però dalla cosa. Actors from The Last of Us Game che sono ritornati nello show. Joel ha. Cioè, quello che ha dato la voce a Joel faceva James. Quello che ha dato la voce a Tommy faceva Perry, che se vi ricordate è quello che è morto, che era il servo, diciamo, di Christine o come si chiamava. Marlene, vabbè, Marlene è tale e quale, cioè la persona che ha dato la voce a Marlene è Marlene. E per finire, chi ha dato la voce a Ellie ha fatto la madre di Ellie in questo episodio. E che poi ripeto, cioè la madre di Ellie teoricamente stava anche nel gioco? No. Quindi questa parte non stava nel gioco. Infatti non me la ricordavo, infatti. Però bella, anche questa è bella, hanno voluto dare una motivazione per cui Ellie è immune. Praticamente è immune perché, come avete detto pure voi, ha preso una parte dell'infezione, però una parte talmente piccola che non l'ha infettata e che l'ha fatta diventare immune praticamente. È andata così. Un po' forse, come dire, non proprio perfetta come roba, anche perché, non lo so, cioè l'infezione la madre l'aveva presa da pochissimo. Cioè nel momento in cui l'ammorza l'infetto erano passati tipo 30 secondi. Mi sembra un po' strano che il virus è passato. Però vabbè, insomma, ci può stare. Alla fine, comunque, è fantascienza. Che gli devi dire? Vabbè, l'episodio di Rick è stupendo. Niente da dire. Cioè, qua purtroppo mi ha rovinato. Il conoscere già il gioco mi ha rovinato il finale. Però credo che mi sarebbe piaciuto. Cioè, comunque, a me il finale mi è piaciuto lo stesso quanto quando ho visto il gioco. Cioè, è veramente molto, molto bello. Diciamo che metà episodio è di preparazione. Anche qui, a parte la parte di Ellie, molto bella, che in aggiunta rispetto al gioco è un'aggiunta molto interessante. Sono semplicemente loro che vagano per la città e poi incontrano le luci. Mo', per quanto riguarda la roba di Joel, la critica che volevo fare in merito all'episodio era questa, ovvero, ma a voi non vi è parsa che la parte nell'ospedale sia durata troppo poco? Cioè, non è sembrata per certi versi un po' veloce? Ok, che nel gioco mi pare che è proprio tale e quale. Nel gioco è tale e quale. Però forse nel gioco dura di meno, cioè dura di più perché lo devi fare tu. Cioè sei tu che devi combattere, quindi dura un po' di più. Mi ricordo che questa parte aveva qualche minutino in più. Mentre nella serie mi è parso proprio molto, molto veloce. Cioè molto. Un po' più veloce magari rispetto al gioco. E non lo so. Cioè è solo questa la cosa che. Forse questa parte in cui appunto uccide tutti, perché poi ricordiamo sempre che ammazza tipo 20 persone in 30 secondi. Ci può stare che sia diversa dal gioco, perché ovviamente non è che ti possono far vedere 10 minuti solamente di lui che combatte. Però non lo so, forse per certi versi mentre la vedevo dicevo, ammazza, è durata poco. Siamo stati molto veloci a vedere questa parte qua. Questa è l'unica cosa che mi viene da dire. Che non so manco se si può definire una critica, alla fine magari è pure meglio così. Però magari avrei preferito che fosse durato un po' di più questa parte dell'ospedale. Mi era piaciuta molto quando avevo visto la serie. E qua mi è sembrata forse un po' più veloce. Hanno adattato solo le scene tutte del gioco, hanno tagliato come gli infetti nell'episodio 8. Ok. La parte Call of Duty è abbastanza veloce, sì. Hanno messo la colonna sonora in sottofondo. Penso sia perché voleva proprio concentrarsi solo su Joel. Se noti, in una parte i rumori si sentivano ovattati, sì, anche quello. Comunque non hai visto il meme. Come non ho visto il meme? Ah! Bellissimo. Bellissimo. Lo vedete? Sì, lo vedete. Come io spengo le luci, come Joel spegne le luci. Bellissimo. Questo è carino. Questo è molto molto carino. Sì, poi magari uno potrebbe avere da ridire sul fatto che effettivamente qua Joel sembra Terminator. Sembra tipo John Wick. Forse per certi versi un po' irrealistico.
Però sti cazzi, cioè alla fine lo sappiamo che Joel è molto bravo a combattere, a sparare e tutto quanto, quindi mi va pure bene che abbia ammazzato da solo 15 persone, sti cazzi, non è un problema. Però magari uno se volesse dire questa cosa effettivamente, un po' così. Poi bello comunque che lui non ha minimamente, non esita un secondo. Cioè non esita un secondo a uccidere tutti, Marlene, a uccidere il dottore, a uccidere chiunque, una roba fuori di testa. Quando avevo visto il gioco, questa parte nel gioco mi era piaciuta tantissimo. Ero mille volte dalla parte di Joel, assolutamente, e lo sono tuttora, cioè parliamoci chiaro, lo sono tuttora, però ovviamente se, come dire, cioè, se lo trasponi nella realtà, è fuori di testa sta cosa che ha fatto, è un po' un pazzo Joel, è un po', è il cattivo, cioè a tutti gli effetti è il cattivo, lui ha veramente messo a rischio, ha praticamente condannato l'intera umanità. Cioè, se anche ci fosse stato solo un 50%, un 10%, un 1% di possibilità di trovare il vaccino, logicamente doveva farlo. Cioè, avrebbero risolto. Ma magari sì, come diceva in chat, come diceva Ercon in chat, non è che avrebbero subito risolto tutto e tutti vivevano felici e contenti. Magari le luci avrebbero potuto decidere di tenersi il vaccino per loro. Magari il vaccino sarebbe diventato una sorta di bene molto raro da reperire, che magari se lo vendevano. Quindi sì, forse pure io credo che non si sarebbe risolta subito la situazione, che non è che ok, abbiamo il vaccino, il mondo torna come prima, pace nel mondo. Probabilmente qualcuno se ne sarebbe approfittato di questo vaccino, però insomma, è ovviamente una scelta sbagliata quella di non farlo, quella di non provarlo. Però godo, cioè godo pure io che quando ho visto questa scena, no, non c'è, cioè, no, veramente. Quindi considerando poi il punto di vista di Joel che non voleva perdere la figlia un'altra volta, una pseudo figlia adottiva la seconda volta, ci sta, cioè che devi fare. Anche perché, cioè, considerate che ha perso tutto Joel. Se non fosse andata così, credo, cioè se Joel in qualche modo fosse stato costretto ad andarsene e Ellie fosse morta, credo si sarebbe ammazzato. Cioè, considerate che in questo episodio l'ha anche detto, che poi non so se nel gioco lo diceva, l'ha anche detto che quando è morta la figlia 10 anni fa, 15 anni fa, aveva provato ad ammazzarsi, aveva provato a spararsi. Qui credo si sarebbe ammazzato al 100%. Cioè, qua lui proprio quando si è messo a uccidere tutte le luci era pronto a morire. Cioè, era pronto pure a farsi ammazzare, pur di salvare Ellie. Quindi sì, penso sarebbe andata così e vabbè, ovviamente preferisco pure io questa cosa qua. Ma tanto, se trovavano una cura, cosa potevano fare? Se la gente lo scopriva e non ce n'era abbastanza, o altre cazzate, ci sarebbero state altre battaglie. È vero, infatti, non lo potremmo. Ma più che altro non lo potremmo mai sapere. Non lo potremmo mai sapere. E comunque, gli infetti, anche se non trasmettono più il virus, comunque uccidono. Sarebbe morta. Sì. Allora, parliamoci chiaro: meglio avercelo il vaccino che non avercelo. Su questo non ci sono dubbi, penso. Cioè, meglio l'esistenza del vaccino che non esiste. Però, come dici tu, secondo me effettivamente non si sarebbe risolto tutto così facilmente. Poi arriviamo alla parte finale dell'episodio, quando Ellie chiede a Joel, anche qua scena molto potente, scena molto sofferta, chiede a Joel: ma giuramelo, giuramelo che quello che mi ha detto sulle luci è vero, che capirai, Joel si è inventato le peggio cazzate. Cioè, penso che chiunque avrebbe capito che non era così. C'erano molte persone come te. Sono arrivati i banditi, ci siamo salvati per miracolo, le luci hanno smesso di cercare una cura. Sì, come no, Joel. Quindi, secondo me, Ellie non è stupida. Ellie non è stupida, secondo me l'ha capito. E così come ha capito che Joel l'ha fatto perché gli vuole talmente tanto bene che non avrebbe accettato di vederla, di lasciarla andare così, di lasciarla morire così. Quindi, considerando anche quello che gli ha detto in questo episodio, che si sarebbe ammazzato. Oh, che devi fare? Cioè, immaginatevi veramente uno scenario in cui Ellie muore e poi Joel si spara. Dai, che cazzo, veramente. In realtà avrebbe avuto senso. Sti cazzi di Ellie, una vita per salvare l'umanità, tipo il fine giustifica i mezzi. No, ma ripeto, avrebbe avuto senso. Cioè, anche se la situazione non si sarebbe risolta subito, perché era impossibile, secondo me. Poi non so se potevano produrre questo vaccino in quantità industriali, però ne dubito. Quindi meglio averlo che non averlo, poi soprattutto per una persona, ovvio che per Joel, a Joel non gliene frega niente. Cioè, se ci pensate, mo, non lo so, cioè dal punto di vista di Joel la situazione era molto chiara. Cioè, voglio scegliere di vivere in un mondo in cui non c'è Ellie, in cui perdo per l'ennesima volta dopo aver perso Sara, dopo aver perso Tess, perdo anche Ellie e quindi praticamente la vita di Joel non avrebbe più avuto un senso. Penso che, anche se non si fosse ammazzato, avrebbe vissuto con questo rimorso per tutta l'esistenza, oppure scegliere di salvare Ellie e di fregarsene del mondo intero. Non lo so, è una scelta che ovviamente a livello logico è sbagliatissima, però a livello personale
Ci può stare, cioè ci può stare. Non avrebbe avuto senso la vita di Joel senza Ellie, quindi ci può stare. Se hai visto la parte 2, sai la risposta. La risposta a... In realtà non mi ricordo. La risposta a cosa? A questa roba del vaccino? Non mi ricordo. A Joel l'umanità gli ha tolto la figlia, a lui l'umanità... E lui ha tolto l'umanità la sua unica salvezza. Infatti questo è bello, sì. Questo è bello. Ah, tu dici che mancano le parti con gli infetti? Sì, effettivamente anche nel secondo gioco è mo, parlando di questa cosa, comunque, beh, raga, è inutile, gli do 10, è inutile che ci stiamo a pensare. 9,63. Quindi il vostro voto è 9,63. Anche qua, magari come voto più onesto gli si poteva dare un 9,5. Sti cazzi, gli do 10, vaffanculo. Quindi mettiamo pure in giallo così mi ricordo del voto. E questo è quanto, raga. Questo è quanto. Il voto più basso è stato l'episodio 7, invece. E questo è quanto, questo è stato The Last of Us. Bellissimo, che gli devi dire. No, ma infatti è vero, effettivamente, poi ne riparleremo nella seconda parte, perché comunque in questa stagione ce ne sono parecchi di infetti, che gli devi dire. Però nella seconda stagione l'hanno detto, insomma, lo sappiamo dal gioco che ce ne sono pochi, hanno detto però che questa cosa cambierà. Infatti volevo parlare proprio di questo con voi, ovvero che The Last of Us è stata annunciata, la seconda stagione in realtà è stata annunciata già al terzo episodio che l'avrebbero fatta. Poi c'è anche questo video di Bella Ramsey che suona la chitarra, che probabilmente suona una cosa di The Last of Us. No, perché gli devi dire comunque, devo dire che Bella Ramsey ha fatto un ottimo lavoro con il suo ruolo. E quindi lei già sapeva suonare la chitarra, bla bla bla. Volevo vedere se parlavano di questa cosa degli infetti, perché mi pare proprio che in un articolo dicevano che quando esce e quando iniziano le riprese, dicevano proprio che nella seconda stagione, a differenza del gioco, ci sarebbero stati più infetti. Ci sarebbero stati molti più infetti, perché giustamente, effettivamente, cazzo, la base della trama di The Last of Us sono proprio gli infetti, sono proprio... è proprio l'infezione, il cazzo di fungo, quindi il fatto che venga messo totalmente da parte, molto da parte nella seconda stagione, è un po' così. Ok, su Twitter Neil Druckmann ha condiviso un poster riguardante The Last of Us. Sì, e che poster? E che poster, signori? Mo' non mi ricordo se era proprio il martello, però. Sì, un poster che la dice lui. Ah, no, 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 no,
E vabbè, tanto non si vede, non si vede, non si capiva niente. E quando dovrebbe uscire? Mi sa che dovrebbe uscire. Allora, secondo quanto riferito da Ramsey, le riprese potrebbero iniziare alla fine di quest'anno. Ciò significa che la messa in onda potrebbe avvenire entro la fine del 2024, inizio 2025. Ci sta. Ovviamente non pretendo 2023. 2024 sarebbe tanta roba. Fine 2024 sarebbe proprio tanta roba. 2025, non lo so, non lo so. Sì, però di sicuro minimo 2024 inoltrato. Nel primo gioco gli infetti sono quasi sempre un riempitivo. Nella serie gli infetti ricoprono un ruolo anche più importante, se ci pensi. Uccidono Tess, mentre nel gioco non fanno un cazzo. Sì, ma infatti, guarda, a me, per chiudere proprio le somme, per quanto riguarda The Last of Us, a me sembra che questo adattamento di The Last of Us, questo adattamento della serie, sia stato un modo per migliorare il gioco. Cioè, in tutto e per tutto, le uniche cose, gli unici cambiamenti che ha fatto sono andati a favore del gioco. Scene aggiuntive, l'episodio 3, questo ruolo maggiore degli infetti, approfondimenti ovunque sull'infezione, sul passato di Joel, su Ellie, la madre di Ellie. È stato letteralmente perfetto questo adattamento, quindi hanno fatto un lavoro veramente della Madonna. Il vostro voto è 9,1 la media, il mio è 9,1. Madonna, raga, ma che cazzo siete? Cioè, che cazzo siamo? 9,10, 9,1. Mortacce. E quindi niente, questo è il voto, la media dei vostri voti e dei miei voti. Per quanto riguarda la questione del, come si dice, della tier list dei personaggi, non c'è bisogno di farli, cioè c'è bisogno minimamente di farla, ovviamente io metterei Joel ed Ellie al primo posto e tutti gli altri più in basso, dove cazzo capita, non mi interessa. Quindi sì, per quanto mi riguarda un adattamento veramente perfetto della serie, del gioco, che l'ha solo migliorato. Non vedo proprio cose negative, l'ha migliorato in tutto e per tutto. Hanno detto che la seconda season la dividono in due. Ah, mazza. La serie TV non è solo un ottimo modo per far avvicinare le persone,
o magari non lo conoscono proprio, ma è stato un ottimo modo anche per aggiungere informazioni rispetto al gioco stesso. Ed è proprio quello che dovrebbe essere una serie TV. Anche perché se ci pensate, mo nel caso di The Last of Us, se non avessero fatto una cosa di questo tipo, ovvero se non avessero aggiunto tutte queste informazioni, se non avessero cambiato degli episodi, delle robe, a chi ha giocato già il gioco, ovvero a persone come noi, a molte, molte persone, perché parliamoci chiaro, The Last of Us lo conoscono una marea di persone, ah, ragazzi, sarebbe risultato quasi noioso. Cioè, se lo tenevano tale e quale, molto, molto simile, sarebbe risultato noioso, non c'è niente da fare. Quindi secondo me hanno fatto proprio un lavorone sia chi non ha giocato il gioco, sia chi ha giocato il gioco si sono ritrovati davanti un'esperienza clamorosa. Quindi un adattamento quasi perfetto. Non so, cioè, che cose negative ci possono essere di questo adattamento? Niente. Non trovo proprio niente di negativo. Poi qua, beh, c'erano degli articoli di Dr. Commodore che possiamo leggere velocemente. The Last of Us ha fatto la fortuna di HBO, gli incredibili ascolti di tutto The Last of Us. E, nonostante il boom di ascolti, la seconda stagione si farà attendere. Vabbè, ma ci sta. Cioè, ci sta che si farà attendere. E non uscirà prima del 2024. Esiste anche un possibile rischio di uno slittamento al 2025. Vabbè, ma non mi interessa. Va bene, va benissimo aspettare anche 2 anni. Ospite del Jonathan Ross Show, Ellie ha dichiarato quanto segue. Sicuramente per la prossima stagione ci vorrà un po' di tempo, inizieranno le riprese alla fine di quest'anno. Tra l'altro mi pare che hanno anche confermato che lei rimarrà. Non so, per qualche motivo c'era gente che chiedeva se ci sarebbe stato un recasting, cioè se cambiavano attrice per il ruolo di Ellie. No, ovviamente Ellie rimarrà. Anche se forse dovranno renderla un po' più grande, perché sembra piccola, sembra abbastanza piccola. Piccola qua. Però beh, penso ce la potrebbero tranquillamente fare a renderla un po' più grande. Hanno detto che in un'eventuale parte 3 prenderanno delle cose della serie, tipo le parti aggiuntive che aggiungono lore o anche gli infetti che sono collegati tra di loro. Ok. Sicuramente pone dei canoni con cui ogni prodotto del genere si dovrà misurare. Ma infatti, cioè, lo dicono tutti più che altro. Cioè, è stato praticamente una sorta di, non dico rivoluzione, però penso uno degli adattamenti migliori di un gioco mai esistito. Veramente? Non occorre dire che se non siete in pari con le puntate, vabbè. Qua in realtà il sacrificio di molti per la salvezza del singolo. Un finale fedele che colpisce nell'animo. Però ripeto, secondo me qua non è che c'è troppo da dire sul finale. Cioè, non serve che leggiamo queste interpretazioni da parte di Dr. Commodore. Un uomo distrutto dalla vita che ha trovato un motivo per emozionarsi e viverla dopo 20 anni. Quando simbolicamente il protagonista è morto insieme a sua figlia in quel tragico giorno, rappresenta... Sì, è quello che abbiamo detto pure noi. Cioè, alla fine non è che c'è da fare troppe interpretazioni per quanto riguarda The Last of Us. Joel ha fatto le cose che ha fatto per i motivi che abbiamo detto. Più umano che mai decide di salvare colei che lo ha rialzato dal baratro infernale in cui si era sprofondato, anche se per farlo deve troncare l'unica speranza del mondo per contrastare la pandemia che sta devastando l'umanità. Un finale fedele al gioco, passionale, potente, egoista, che sicuramente ha catturato anche il pubblico non avvezzo all'opera videoludica originale, lasciandolo con l'amaro in bocca e pronto a vivere le conseguenze delle azioni del protagonista negli anni a venire. Perché ovviamente ci saranno delle conseguenze. E va così, e va così.